È stata una corsa contro il tempo, però i risultati sono stati decisamente al di sopra delle aspettative. Beh, forse se partivamo un anno e mezzo fa non avremmo ottenuto quello che abbiamo ottenuto, quindi diciamo che il risultato è buono, no? Effettivamente adesso parte le battute, ma se avessimo avuto un po' più di tempo forse, però siamo al top. Sì, meglio di così diciamo che non poteva andare, cioè dal punto di vista diciamo sportivo soprattutto, qualche intoppo c'è stato con una rete, più che altro perché non vi aspettavate probabilmente un pari a frutto. Sì, forse un po' colpa anche nostra, l'abbiamo venduta un po' maluccio questa storia delle navette. Non ci aspettavamo tutta questa gente qui, basta guardarsi indietro e vedere la cornice di pubblico che ha ascoltato e aderito alla nostra iniziativa, quindi lasciare le macchine ad Aosta e venire a piedi. Però partivamo da 2500 persone, ieri ce n'erano 10.000. Sì, infatti le prime stime che avevate erano sulle 3.000 persone, poi siete diventati un po' più ottimisti, siete passati di 5.000, ottimisticamente ieri ce n'erano quasi 10.000. Io l'avevo sempre calcolato sui 5.000 a giornata, invece ieri 6.000 che abbiamo venduto i biglietti, oggi 6.000 abbiamo venduto i biglietti, più tutti gli omaggi che abbiamo dato in giro, insomma diciamo che, e poi tutta la gente che magari è venuta a raccogliere senza, che sono lungo la pista, lungo il percorso, che non hanno pagato il biglietto. Ecco. Quindi questo non può essere che un bel biglietto da visita per il futuro. Beh, io ieri quando ho sentito giornalisti che mi dicevano che neanche al nord avevano un scenario di pubblico che abbiamo avuto noi ieri, ci fa ben sperare. Speriamo bene, sì. Non l'anno prossimo, perché biennale potrebbe ancora andare bene. Un anno sì, un anno sì, un anno no va bene. 2 anni di seguito sarebbe. Okay. Grazie.